Amici sportivi, pugni chiusi e pronti alla rissa! Sta per cominciare una nuova puntata di WWE Raw! Oggi, ragazzi, ho l'entusiasmo alle stelle perché non vedo l'ora di assistere alla sfida tra Sasha Banks e Bayley per determinare chi di loro due andrà contro Alexa Bliss a SummerSlam. E a proposito di SummerSlam, Kurt Angle non può più fare melina e deve assolutamente decidere e annunciare il nome di chi affronterà Brock Lesnar per il titolo di campione universale. Fossi io nei suoi panni, sceglierei Braun Strowman. Wow! E voi? Secondo voi chi è il più meritevole? Non lo so, Braun Strowman secondo me. Anche a casa lo devono dire. Certo. E come fanno a dire? Fa niente, io capto con la forza del pensiero. Va bene, io invece capto una... Cosa capti? No, guarda, capto una certa tensione tra Dean Ambrose e Seth Rollins con il Lunatic Fringe che proprio non riesce a fidarsi dell'architetto del ring. Oggi questi due dovranno fare squadra nei confronti di Dean e Miz e dell'intero Miz Tourage. E se non riusciranno ad andare d'accordo, la vedo molto molto grigia. Sì, infatti, se non vanno d'accordo le prendono, ma se ciò dovesse accadere potranno trovare ristoro e pacificazione nella suave musica. Sì, The Rock and Roll! No! Di Elias Sampson, il chitarrista malinconico, l'uomo dopo la rotta la chitarra settimana scorsa. Arriverà col tamburo, con qualcos'altro. Fatto sta che Elias Sampson oggi purtroppo non canta, almeno credo, perché deve affrontare Finn Balor, proprio in un match nato dall'episodio che hai ricordato, un incontro che, udite udite, sarà senza squalifica. Quindi ragazzi, tra poco si parte qui su Sky Sport, è tempo di WWE Raw!